Oggi stiamo approvando la legge del bullismo e cyberbullismo, ma io voglio parlarvi di un pezzo di questa legge. Guardate, è l'articolo 7, educazione in materia di intelligenza emotiva. È l'articolo a cui ho contribuito a scrivere perché è un pezzo importante di questa legge che parla di prevenzione e affronta il tema del bullismo prima che accada, quindi lo disinnesca. Oggi nel paese c'è chi si avvale di un conflitto perenne, di odio, di violenza, citofona, in giro per cercare spacciatori mentre parla semplicemente con dei ragazzi al citofono o dileggia ragazzini dislessici e questo crea un clima. Ha delle conseguenze in discriminazione, violenza, e anche un ragazzo in una classe produce conseguenze. Magari crede di meritarsi rispetto perché aumenta il livello dello scontro o appunto fa il bullo in classe, e in realtà genera solo altra violenza, sofferenza in un clima che non si disinnesca più. Allora, per disinnescare, ormai è da tempo, sono 20 anni negli Stati Uniti, in Europa, in Finlandia, in tanti altri stati, si è considerato importante il tema dell'intelligenza emotiva, cioè far lavorare docenti, studenti con le proprie emozioni, riconoscerle, affrontarle, utilizzare tecniche di confronto e di scoperta delle proprie emozioni. Per fare questo, naturalmente c'è bisogno di formazione. Noi apriamo questa strada. In legge di bilancio abbiamo inserito 13 milioni per la formazione in questo campo e nel campo del bullismo per i ragazzi e per i docenti. Mi state scrivendo in tanti entusiasti quando appena avete sentito che si avvicinava la presenza di questa norma, mi avete scritto dirigenti scolastici, esperti, mi avete scritto professori universitari, psicologi e finalmente avete visto all'interno del Parlamento che c'era qualcuno che si occupasse del tema che voi trattate da anni, con cui lavorate da anni, nei tribunali, nelle scuole e in tutti i luoghi dove l'intelligenza emotiva fa la differenza. Ma io voglio, prima di concludere, citare tanti di quelle indagini, tipo quella internazionale sull'educazione civica, che dice che in Italia il pezzo mancante dell'educazione alle competenze sociali ed emotive rappresenta proprio l'intelligenza emotiva. Interviene anche il World Economic Forum e l'UNESCO dicendo che è una conquista importante e quindi è una competenza non solo di cittadinanza attiva, ma anche una competenza sul lavoro. Pensate ai matrimoni finiti, le amicizie finite, i lavori finiti, le carriere interrotte. Dimentichiamo spesso che un po' di queste conclusioni negative dipendono anche da una gestione degli stati emotivi che non si è mai imparato a gestire. Quindi è fondamentale, ormai lo riconoscono tutti, hanno aperto la strada negli Stati Uniti, Goleman e Gardner, ed oggi ci sono nella scuola pubblica, in scuole private, milioni di corsi di formazione su questo fronte, ed è importante che la scuola entra e prenda possesso di questa competenza. Potremmo disinnescare tanti atti di violenza, di bullismo, prima che nascono, facendo partire protocolli di confronto, protocolli di scoperta delle emozioni, ecco, protocolli di gestione delle emozioni, che è quello che faremo attraverso le risorse stanziate su questi temi, attraverso la legge sul bullismo e cyberbullismo. Porteremo questa legge anche nel Paese, perché sono stato già contattato in tante iniziative dove ci continueremo a confrontare con tutti voi. Ciao a tutti e buon pomeriggio.